Ciao gioie, bentornate o benvenute sul canale. Nel video di oggi vi mostrerò i miei prodotti finiti beauty e i prodotti finiti dei miei amici Pelosetti, Snow e Bobby. Ma per chi non mi conoscesse, io sono Beatrice, voi potete chiamarmi Bea. Nel mio canale parlo di profumi, prodotti per skincare, lifestyle e tanto tanto altro. Eccoci qui quindi con i nostri prodotti finiti. In questa sfortina con la notte stellata di Van Gogh troviamo i finiti beauty, mentre invece in quest'altra tutta arcobalenosa troviamo una parte dei finiti beauty dei nostri amici Pelosetti. Dico una parte perché alcuni prodotti ve li farò vedere in formato digitale, ovvero tramite foto, soprattutto per quei prodotti che riguardano scatolette singole, perché va bene tutto, però tenermi anche le scatolette, seppur lavate, questo lo voglio evitare. Comunque vedete tutto documentato. Detto questo, quindi comincerei. Io direi di procedere prima con i prodotti finiti beauty e poi nella seconda parte del video con i prodotti finiti degli amici Pelosetti. Come sempre, sappiate che non andrò in ordine, andrò semplicemente secondo quello che pesco all'interno della sportina. Cominciamo subito quindi da questo prodotto che ho pescato, ovvero la confezione di questa saponetta mani di Felce Azzurra. Si tratta di una saponetta mani al profumo fresco di bergamotto e fiori di cedro. Una saponetta che mi è piaciuta un sacco perché aveva appunto un odore molto fresco, adatto secondo me per questa stagione molto molto calda. Si sente la profumazione ancora da qui, veramente fantastica. Si tratta di un prodotto da 100 grammi. E insomma, ve la consiglio perché l'ho trovata molto buona, lasciava le mani belle profumate senza seccarle. Passiamo ora a un prodotto di Bottega Verde, ovvero questo scrub corpo della linea Argan. Si tratta di uno scrub levigante e tonificante con olio d'argan, giustamente visto che stiamo parlando della linea Argan del Marocco, per pelli normali o secche, formato da 200 ml. Mi sono trovata bene. Devo dirvi che lasciava la pelle bella tonica e bella liscia, aveva l'effetto ovviamente scrubbante. Devo dirvi però che la cosa che non mi è piaciuta al 100% è quella che l'ho trovato abbastanza liquidino, e l'ho trovato abbastanza liquidino, quindi non sempre riuscivo a beccare la stessa quantità di parte scrubbante, mentre invece preferisco di gran lunga uno scrub corpo più denso come quelli di Organic Shop. Sapete ormai, se non siete nuovi sul canale, che io amo un sacco di scrub di Organic Shop, e questi sono molto densi e corposi, e alla fine quando prelevi il prodotto la parte scrubbante è sempre la stessa. Qua invece, essendo così liquido, soprattutto verso la fine, facevo molta fatica a prendere il prodotto. Più che altro verso la fine c'era rimasta tutta la parte dei granellini, e insomma, per questo motivo non mi è piaciuto al 100%. Però, a parte questo piccolo dettaglio che è molto personale, devo dirvi che la resa comunque non mi è dispiaciuta. Passiamo invece adesso da Erbolario e vi faccio vedere questa crema per il viso. Una crema per il viso al karité. Si tratta di una crema viso nutriente con 98% di ingredienti di origine naturale, formato da 50 ml. Qua troviamo sia la confezione in cartone e anche appunto la confezione del prodotto. Non sembra una cosa scontata perché nel corso di questo video o troverete la confezione del prodotto oppure la confezione in cartone. Alle volte mi sono dimenticata di conservarle, quindi o trovate l'una o l'altra. Comunque, ritornando a questa crema viso, che vi posso dire, l'ho trovata molto buona, molto nutriente, quindi lasciava la mia pelle bella morbida, senza però appesantirla, si asciugava con facilità e l'ho trovata anche una crema adattissima come base trucco. Insomma, non lasciava quella patinina fastidiosa che se provavate a dare il fondotinta magari vi frantumava tutto. Qua non succedeva assolutamente così. Si assorbiva bene e potevate ovviamente andare a stendere fondotinta senza danni. Ovviamente dovevate aspettare che si asciugasse, perché se no ovviamente il discorso non vale. Super approvata, l'ho trovata molto buona, l'unica cosa negativa è il prezzo.
Questa l'ho acquistata, mi sembra, 2 annetti fa, perché era nel mio armadietto dei prodotti ancora da utilizzare da un sacco di tempo e i prezzi 2 anni fa erano comunque abbastanza contenuti. Invece adesso sappiamo che Erbolario, soprattutto nell'ultimo periodo, ha aumentato i prezzi di molto. Ovviamente la questione prezzo è un fattore molto molto soggettivo, quindi aprirò solo una piccola parentesi, soprattutto parlo per me, per chi è abituato a comprare dei prodotti nella fascia media low cost, soprattutto low cost, è diciamo un colpo un po' basso. Io amo un sacco i prodotti di Erbolario, ma il prezzo è di sicuro un deterrente. Chiusa questa piccola parentesi, comunque molto soggettiva, anzi fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate di questo aumento prezzi. Passiamo a un secondo prodotto di Erbolario, se riesco a trovarlo. One hour later. Eccolo qua, era finito sul fondo, ovvero questo lucidalabbra all'acido ialuronico. Si tratta di un trattamento labbra anti-age con acido ialuronico e olio di Mi ibis. sono Trovata pronta. molto bene perché non si tratta di un burro labbra e basta. Infatti, sì, prima ho detto lucidalabbra perché effettivamente lascia comunque le labbra belle lucide e rimpolpate, però potrei classificarlo come burro labbra. Qua viene chiamato come trattamento labbra anti-age. Quindi sì, potrei chiamarlo come burro labbra. Fatta questa piccola parentesi, non necessaria assolutamente, vi posso dire che mi sono trovata super bene, perché comunque non è quei classici burro cacao che una volta dati dopo 5 minuti vi ritrovate ad avere le labbra ancora secche. Qua non succede assolutamente così perché le labbra insomma rimangono rimpolpate per un bel po'. Ovviamente non tutta la giornata, però comunque ha una resa secondo me molto più duratura dei classici burro cacao. Si tratta di un prodotto che lascia quindi le labbra belle morbide, idratate, mi è veramente piaciuto un sacco. Fattore negativo come per la crema viso ovviamente è il prezzo, però ripeto è molto soggettivo. Passiamo a un altro prodotto che mi ha assolutamente soddisfatta al 100%, ovvero questo shampoo a secco. Questo shampoo a secco di Valea, formato da 200 ml e prodotto vegano, si tratta di uno shampoo secco al profumo di cocco. Super super profumato e mi è piaciuto un sacco perché comunque ridava vitalità ai capelli e soprattutto non lasciava quei residui biancastri antiestetici. L'ho trovato molto buono per la resa e anche per il prezzo contenuto. Solitamente usavo lo shampoo secco di Bottega Verde che sicuramente se andate a spulciare qualche video dei prodotti finiti precedenti lo trovate, però si trattava di una bomboletta tipo grande così. Voi potete capire che mi sembra che fosse da 50 ml, una cosa del genere, questo invece da 200, forse 50 no, forse da 100, comunque il formato era veramente piccolissimo. E quindi di conseguenza non mi durava più di tanto. Questo invece comunque è un formato più grande, la resa è praticamente la stessa perché nonostante comunque anche quello di Bottega Verde fosse buono, purtroppo il formato era quello che era, questo ha la resa che è praticamente uguale, lascia i capelli ancora più profumati rispetto a quello di Bottega Verde, di cui magari vi lascio la foto qua da qualche parte così almeno vi fate un'idea di quale prodotto sto parlando. E poi soprattutto il prezzo l'ho trovato super vantaggioso. Passiamo invece adesso a un altro prodotto di Valea, ovvero questo gel doccia. Si tratta di un gel doccia nutriente con olio di mandorla bio ed estratto di fiori di ciliegio, formato da 250 ml. E anche questo l'ho trovato veramente molto buono, profumazione top. Si sente ancora da qua una profumazione mandorlosa che sa molto di pulito. Praticamente me lo sono tirato sul naso. Profumazione comunque floreale delicata che sa di pulito con un fondo mandorloso molto molto buona. Anche questo tra l'altro è un prodotto vegano. Voi sapete che amo follemente i prodotti di Valea. Passiamo adesso invece a un altro prodottino, ovvero questo spray per capelli di Bottega Verde. Si tratta di uno spray per capelli allo zenzero, sarebbe una lozione dopo shampoo stimolante e fortificante con estratto di zenzero e caffeina per la cute da purificare e capelli da rinforzare, senza parabeni, coloranti e siliconi, formato da 150 ml.
e come si usava. Praticamente, una volta lavato i capelli, questo andava spruzzato sulla cute e sulle lunghezze e doveva in teoria purificare la cute e fortificare i capelli. Era ovviamente un prodotto senza risciacquo e come prodotto non l'ho trovato a livello di profumazione malaccio, non aveva una profumazione troppo forte, sapeva sì un pochino di zenzero, però neanche troppo. La cosa che non mi ha convinta al 100% che mi ha fatto allungare un sacco l'uso di questo prodotto, infatti ci ho messo veramente un sacco di tempo per finirlo, che secondo me mi rendeva i capelli pesanti. Insomma, quando lo spruzzavo in questa zona, ovvero la zona della cute, li rendeva secondo me più pesanti. Non mi è piaciuto al 100%. Se avete i capelli fini, non so se consigliarvelo e sicuramente, insomma, non lo riacquisterò. Mentre invece di questa linea mi sono trovata molto bene con lo shampoo. Lo shampoo lo riacquisto da un sacco di tempo. Ovviamente mi piace cambiare, però quando ritorno da Bottega Verde ogni tanto lo riacquisto di nuovo e come prodotto non mi dispiace. Comunque rende la cute bella fresca, bella pulita, senza comunque appesantirmela, mentre invece è super bocciato questo prodotto. Forse l'unica cosa che si salva, ma neanche troppo, è il fatto dell'odore, che comunque non è invadente, però anche quello non mi ha convinta al 100%. Un prodotto di Bottega Verde che invece mi sento di consigliarvi al 100% e che mi è piaciuto un sacco e che ogni estate acquisto è questo bagno doccia alla menta. Bagno doccia alla menta con estratto di menta di tenuta Massaini, formato da 400 ml, ha una profumazione veramente freschissima, molto buona. La cosa positiva è che l'effetto di freschezza non rimane solo quando vi insaponate durante la doccia, ma rimane anche dopo. Quindi, insomma, se state cercando un prodotto fresco per l'estate, questo è super consigliato. Passiamo poi, non ci stanno più i prodotti, a un altro prodotto beauty. Siamo comunque verso la fine della carrellata dei prodotti beauty. Vi faccio vedere questo siero di CeraVe al retinolo, formato da 30 ml, si tratta di un siero con appunto retinolo. Volevo vedere se c'era anche la dicitura in italiano, perché insomma sarebbe una bella cosa. Ecco, l'ho trovata, siero antisegni con retinolo con 3 ceramidi essenziali. Questo è il nostro boccettino, come vedete allo stantuffo. E insomma, che dirvi, l'ho trovato veramente molto buono. Diciamo che i prodotti di CeraVe sono un po' una garanzia, è un'altra marca che a me piace veramente un sacco e che sto comunque cominciando a scoprire in questo ultimo periodo. Ho provato questo siero e mi ha lasciato la pelle bella morbida, si assorbiva facilmente e mi è piaciuto. Devo dirvi che se state cercando un prodotto retinolo, questo ve lo consiglio. Mi è piaciuto perché rispetto magari ad altri sieri più pesanti, questo l'ho trovato molto leggero sulla mia pelle. Mancano solo gli ultimi due prodotti finiti beauty, poi passiamo ai finiti dei nostri amici a quattro zampe. Vi mostro questo bagno doccia di Vidal, un altro bagno doccia super super consigliato per l'estate. Si tratta di un doccia schiuma energizzante con agrumi, contiene vitamina C e l'ho trovato super buono. Si sente ancora qui l'odore di agrumi e la persistenza l'ho trovata fenomenale, vi giuro. Se andate a farvi la doccia e dopo uscite dal bagno, insomma vi fate la doccia normalmente, vi vestite e uscite dal bagno, nonostante teniate la finestra aperta, devo dire che l'odore di arancia si sentirà per un sacco di tempo in bagno. L'ho trovato veramente molto buono, lascia questo odore d'arancia molto fresco a lungo sulla pelle, devo dirvi che mi è piaciuto. Un'altra fragranza comunque rinfrescante, super super consigliato per questo caldo super soffocante. Passiamo ora all'ultimo prodotto di oggi, ovvero questo detergente solido per il viso di Nivea. L'ho presi in offerta sul sito di DM. Si tratta di uno scrub pulizia profonda con carbone attivo formulato per il pH del viso.
Si tratta di un prodotto da 75 grammi e devo dirvi che mi è piaciuto per metà. Mi è piaciuto da una parte perché comunque lasciava la pelle bella purificata, aveva l'effetto scrub. Non mi è piaciuto da un lato perché mi seccava abbastanza la pelle. Inizialmente devo dirvi che l'ho usato per qualche giorno e quando mi lavavo il viso usavo solo quello, però passata circa una settimana ho notato che mi ha seccato abbastanza la pelle. Infatti l'ho finito alternandolo con altri detergenti viso più delicati e questo è il consiglio che vi do perché almeno per la mia pelle è troppo. Passiamo ora ai prodotti finiti dei nostri amici pelosetti. Comincerei dai prodotti di Snove, che saranno la maggior parte. I prodotti di Bobbi John saranno un pochino di meno perché essendo un cucciolo non mangia tantissime cose confezionate. Finora sempre sotto consiglio del veterinario ha mangiato in alternanza alle crocchette del pollo cotto nel pentolino senza grassi aggiunti, quindi senza olio, senza neanche sale, perché assolutamente il sale non va bene, cotto con qualche verdurina e insomma se lo mangiava volentieri. E adesso pian pianino stiamo introducendo le scatolette confezionate. Per quanto riguarda appunto le crocchettine, si sta trovando molto bene con le crocchettine della linea Puppy di Royal Canin. Attualmente non ho qua un sacchetto perché ne ha finito uno qualche giorno fa, ma purtroppo l'ho gettato via, quindi vi metterò magari una foto di un sacchetto che ho appena cominciato. Comunque questa è una marca super consigliata da parte dei veterinari e a lui piace molto. E comunque appunto vi metterò magari qua lato mentre sto parlando anche delle foto di cibo umido che magari gli ho dato in questi giorni. Mentre invece scelta più ampia è ovviamente quella di Snove. Snove è un gatto più che adulto e quindi ovviamente mangia un pochino di tutto. Vi faccio vedere innanzitutto le crocchettine. Infatti si trova molto bene con queste crocchettine di Natural Trainer. Si tratta di un formato da 300 grammi ed è un sacchettino di crocchette con tonno. Oltre al tonno troviamo anche polpa di barbabietola e radice di cicoria e mirtillo rosso. Appunto è un tipo di crocchette adatte per gatti adulti con più di un anno. C'è un'altra confezione di cibo secco, l'ultima mi sembra, perché la maggior parte l'ho gettata via in questi mesi. Sapete che ho avuto un periodo di pausa perché ho avuto dei problemi personali e quindi certi prodotti li ho gettati via. Un'altra confezione che invece vi faccio vedere è questa confezione di crocchettine della linea Imprinta di Coop. Ideale per gatti adulti con pollo fresco ed è per gatti sterilizzati, con 40% di pollo fresco, frutta e verdura disidratata, fonte di naturale fibre. È ricca anche di omega 3 e omega 6 che contribuiscono al fisiologico sviluppo della pelle e del pelo, formato da 400 grammi. Parlando poi di premietti e snack vari, vi faccio vedere questa confezione omaggio di questi snack di Felix che avevo provato. Si tratta di un formato da 20 grammi perché appunto è un campione omaggio, con snack al pollo. Poi vediamo cosa contiene. Qua c'è specificato solo pollo, poi qua ovviamente c'è la lista degli altri ingredienti e insomma gli sono piaciuti. Poi adesso andiamo con una seconda scatolina di premietti, ovvero Puffy Cat, formato da 60 grammi. Si tratta di croccantini ripieni con pollo e con un morbido ripieno. Contiene taurina, contiene carnitina e metionina. Ovviamente tutti questi prodottini li ha consumati nel corso dei vari mesi. Non sono tutti i prodotti che ho consumato nell'ultimo periodo. Poi un ultimo prodotto che vi faccio vedere parlando di snack, poi passiamo al cibo umido, anche perché ho parecchie novità da mostrarvi. Vi faccio vedere quest'altra confezione di Coop
della linea Amici Speciali Snack con pollo, tacchino e anatra, formato da 60 grammi. Anche questi sono piaciuti veramente un sacco. Passiamo adesso al cibo umido. Vi farò vedere sia dei prodotti dal vivo, ovvero qua in fotocamera, altri invece ve li farò vedere sotto forma di foto, perché come avevo detto all'inizio non ho ottenuto tutto. Vi mostro prima questa confezione di bustine, mi verrebbe da chiamarle zuppe, poi vi dirò anche il motivo. Si tratta di questi piccoli stick da 10 grammi l'una, ce n'erano 5 dentro, e sono queste salsine appunto dentro questi stick molto sottili. Qui si vede anche dalla figura, spero che non sia troppo sfocato. Al pollo e a snob gli sono piaciuti un sacco, sono della linea Nature's Creation, sono con pollo, un pizzico di zucca. E ho voluto prenderglieli perché purtroppo in estate ovviamente noi sudiamo e perde liquidi anche il nostro gatto. Ho cercato di integrare con cibo umido e anche con prodotti come questo, che sono praticamente solo salsine, e questo gli è piaciuto un sacco, super approvato, sicuramente lo riacquisterò perché gli è piaciuto molto. Un prodotto che gli è piaciuto di meno, non mi ricordo se ho fatto una foto o meno, ma che vada la recupero da internet. Ho preso anche una bustina, più di una bustina a dire il vero, perché avevo voluto fare in scorta, ne avevo prese tre confezioni. Sono vendibili singolarmente le bustine Hydra Pro di Purina, spero che si chiamino così, comunque troverete sicuramente il nome corretto nell'immagine che vi metterò qua lato. Si tratta appunto di un supplemento da utilizzare ovviamente insieme all'acqua, ovviamente queste non vanno a sostituire l'acqua del nostro gattino e dovrebbero in teoria incentivare il nostro gatto ad assumere più liquidi. La prima bustina Snow se l'è bevuta tutta, peccato che dalla seconda bustina l'ha lasciata lì. Pensavo fosse solo un caso, ho ridato la terza bustina perché già avevo quella e volevo consumarla. Ovviamente a distanza di giorni ne ha bevuto tipo qualche sorso e l'ha lasciato lì. Quindi dei due prodotti abbastanza simili, perché si tratta di prodotti comunque solo liquidi, gli è piaciuto assolutamente questo, meno appunto quello di Purina. Altro prodotto bozzato, qui vedrete assolutamente la foto, è questa scatoletta, questa vaschetta di Monge. Si tratta di una linea specifica, mi sembra che si chiami tipo Monge Vet, una cosa del genere, comunque troverete il nome corretto qua nella figura. E devo dirvi che non gli è piaciuta, anche qui due o tre boccate e l'ha lasciata lì. Purtroppo ha un odore anche che ho trovato abbastanza forte, e se come me tendete a dare appunto il cibo, insomma tenete le ciotoline dei vostri animaletti, in questo caso dei gatti, in cucina, diciamo che non è proprio l'odore più buono del mondo. Ho provato ovviamente un sacco di cibi umidi e c'erano cibi che ovviamente odoravano di più, di meno, questa devo dire che ha un odore molto forte. Diciamo che in questo video Snow sta apparendo abbastanza viziato, però non è così, di solito è abbastanza di bocca buona. Passiamo invece adesso a un prodotto, insomma anzi a più prodotti che gli stanno piacendo un sacco, questi se li mangia tutti e anzi lecca la ciotola una volta finiti. Sono assolutamente i prodotti di Lily's Kitchen, ovvero le varie vaschette mousse che state vedendo qua, insomma in questa carrellata. Ne ho provati di tantissimi gusti e gli stanno piacendo un sacco. La differenza di quella di Monge ha un odore sì ovviamente che si sente, però non è così pungente, devo dirvi che mi sembra proprio anche dall'odore un cibo parecchio di qualità. Altro cibo di qualità con cui si trova super bene da una vita, ve l'ho già fatto vedere un sacco di volte sul canale, sono i prodotti di Gourmet. Questi tortini gli piacciono un sacco. Si tratta di tortini in mousse con pollo, con salsa tipo cascata, insomma si vede qua la cascata di salsa che scende. Questi gli piacciono veramente un sacco, questa era una confezione da 4 tortini,
da 57 grammi, insomma, gli sono piaciuti un sacco, però in generale con gourmet si trova bene, soprattutto predilige il cibo o i mousse, che è il suo preferito in assoluto, oppure quello in salsa, meno in gelatina, dipende poi dal periodo. Infatti concludiamo il nostro video con altre due scatole di gourmet. La prima che vi faccio vedere è questa. Si tratta di una confezione da 4 scatolette da 85 grammi e sono delizie in salsa. Due con il gusto manzo in salsa e una invece, altre due scusate, con gusto pollo, sempre in salsa. Stiamo arrivando alla fine di questo video e si vede anche perché sono stanchissima. Poi a forza di parlare di cibo da gatti devo dirvi che è venuta fame pure a me, ma sono scusata perché è ora di cena ed è ora anche di concludere questo lunghissimo video. Vi faccio vedere questo ultimo prodottino di oggi, ovvero questa confezione di mousse di gourmet. Si tratta di 4 scatolette con 4 gusti diversi, adesso ve li vado a leggere, con manzo, pesce dell'oceano, fegato e tacchino. Si tratta appunto di 4 scatolette da 85 grammi. Detto questo, il lungo video di oggi si può concludere qua. Innanzitutto vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video, grazie per il supporto, fatemi sapere giù nei commenti se avete provato qualche prodotto che vi ho mostrato in questo video. Come sempre vi leggo. Lasciate anche un bel mi piace e condividete questo video con i vostri amici se amano il mondo del beauty e se hanno qualche amico pelosetto, perché chissà, magari potrebbero trovare qualche spunto per un futuro acquisto per i loro amichetti a quattro zampe. Vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 21, ogni tanto il sabato, ma comunque vi tengo sempre aggiornati sul post della community per eventuali modifiche. E detto questo, quindi ci vediamo con un altro video super super profumoso, make-uposo e tanto tanto altro. Ciao!